Io sono Fabrizia Guarnieri, vengo dalla provincia di Milano, da un paese che si chiama Trezzo sull'Adda. Ho fatto prima un percorso di studi liceali di liceo scientifico a Vimercate e poi mi sono spostata qui a San Raffaele per una laurea in biotecnologie mediche e farmaceutiche. Ho proseguito anche per la laurea magistrale, ho fatto un internato di tesi in un laboratorio di neurobiologia e mi è piaciuto così tanto che poi ho deciso di rimanere anche per il dottorato. Ho deciso che mi sarebbe piaciuto studiare biologia, biotecnologie, proprio all'ultimo, appena prima di iscrivermi all'università. Fino ad allora avevo diversi sogni in realtà. Mi sarebbe piaciuto da piccola, mi sarebbe piaciuto fare l'archeologo. Poi ho cambiato idea guardando un po' di serie televisive su avvocati, queste cose qui. Ho deciso che forse mi piaceva di più giurisprudenza. Poi a un certo punto mi sono interessata nell'ultimo anno delle scuole superiori alla biologia e quindi ho deciso che quello sarebbe stata la mia strada e ho deciso appunto di iscrivermi in biotecnologie. Che cos'è per me la ricerca? Dunque, in realtà prima di rispondere a questa domanda forse dovrei dire che cos'è per me la biologia. E devo dire che ma forse un po' tutti abbiamo questa consapevolezza del fatto che ogni essere vivente, tutto sommato, è una macchina super speciale, perfetta, anche se qualche volta cade o si guasta, però l'idea di affacciarsi proprio alla conoscenza di questa magia, di questa complessità che i più non riescono a vedere, a me proprio affascinava moltissimo e mi ha conquistata completamente durante il mio percorso di studio universitario ed è diventata poi la mia professione proprio per pura passione. È un lavoro che si fa per passione, non si fa né per soldi né per velleità di carriera, perché in realtà le possibilità non sono neanche moltissime. Ma si fa proprio per pura passione di conoscere, di scoprire questa complessità, questa meraviglia che è l'essere umano, ma ogni essere vivente. Per i ragazzi che vogliono intraprendere questo percorso, consiglio di capire quali sono le proprie passioni, quindi capire se questo può essere un campo che può essere stimolante e stuzzicante, per la propria curiosità, e buttarsi, nella laurea che più si. A cui ci si sente più portati. Per il mondo del lavoro, poi, in realtà ci sono molte possibilità di lavoro per chi intraprende un percorso di laurea in biologia e in biotecnologie che spesso non vengono descritte bene o in modo completo durante il percorso universitario, si scopre tutto un po' man mano, però devo dire che il percorso di dottorato è un percorso estremamente appassionante, molto difficile da affrontare psicologicamente, richiede molta energia, molto sacrificio, però è stato un percorso di crescita personale, intellettuale enorme. Che devo dire mi ha dato delle capacità anche di affrontare i problemi anche esterni a quello che sono i problemi che incontro quotidianamente sul lavoro, che è una marcia in più anche nella vita quotidiana rispetto magari ad altre professioni un po' più standard e un po' più rigide. È un lavoro molto dinamico, molto intellettualmente veramente stimolante. Credo che sia molto importante per i ricercatori incontrare i ragazzi, in generale il pubblico non scientifico, diciamo, è una cosa che i ricercatori tendono a fare un po' poco, devo dire, soprattutto in Italia c'è poco scambio tra il mondo scientifico e il mondo dell'opinione pubblica e questo in molti casi crea enormi problemi, come stiamo vedendo negli ultimi anni anche al telegiornale, banalmente, per la questione dei vaccini o per la questione della sperimentazione animale e sicuramente i ricercatori in questo hanno una pecca fondamentale che è quella di non comunicare con il pubblico e ancora più importante è comunicare con i ragazzi che sono il nostro futuro e che devono essere coloro che prenderanno in mano veramente le sorti del mondo e sono nell'età in cui devono fare delle scelte. Scegliere un percorso scientifico, come dicevo, è assolutamente appassionante, ma è anche assolutamente importante per il progresso sociale. Quindi il fatto di poter comunicare ai ragazzi quanto è bella questa professione, quanto è speciale questo tipo di conoscenza, è stata un'esperienza molto positiva per quanto mi riguarda, è assolutamente importante da ripetere assolutamente più frequentemente.